Ciao a tutti e bentornati. Oggi vi propongo la torta salata della settimana. Ci serviranno soltanto ricotta, speck e zucchine. Vediamo gli ingredienti che ci occorrono. Gli ingredienti che ci occorrono per la nostra torta salata sono un rotolo di pasta sfoglia già pronta, dei cubetti di speck, una ricotta, due uova, due o tre zucchine, dipende da quanto sono grandi, delle fette di camoscio d'oro oppure di galbanino, sale, pepe e cipolla per il soffritto. Mettiamo in una padella un filo di olio con un po' di cipolla e facciamo il nostro soffritto, nel quale andiamo a cuocere le nostre verdure per 5 minuti circa. Aggiungiamo anche il nostro speck ad abbrustolire. Mescoliamo bene il tutto e lasciamo cuocere per qualche minuto. Mettiamo in una scodella la ricotta, la lavoriamo con una forchetta e aggiungiamo sale e pepe quanto basta per dare un po' di gusto. Mescoliamo e aggiungiamo una alla volta le due uova. Continuiamo a mescolare. Apriamo la nostra sfoglia e la disponiamo nella nostra pirofila. Io utilizzerò per comodità quelle di alluminio. Bucherelliamo il fondo con una forchetta. Una volta che le zucchine e il nostro speck sono parzialmente cotte, andiamo ad aggiungerle alle nostre uova con la ricotta. Aggiungiamo quindi le nostre zucchine con lo speck alle uova e la ricotta. Mescoliamo e andiamo a riempire la nostra pasta sfoglia. Mettiamo sul fondo della nostra pasta sfoglia delle fette di camoscio d'oro o di galbanino o del formaggio che più vi piace. E poi andiamo a riempire con il nostro ripieno. Lo spandiamo bene su tutta la superficie e poi lasciamo riposare mentre il forno si preriscalda a 180 gradi per circa mezz'ora. Ed ecco la nostra torta salata della settimana appena sfornata. Spero che gli ingredienti vi piacciono e anche il risultato finale. Noi, come al solito, ci vediamo nella prossima videoricetta.